La regular season è terminata, la griglia play-out è definita, ma il colpo di scena arriva domenica sera. Il Forcoli ha presentato contro reclamo per la partita persa 3-0 a tavolino con l'Atletico Piombino e il Castelnuovo può dunque sperare nella salvezza diretta. Il campionato di eccellenza, uno dei più belli degli ultimi anni, non finisce di stupire. Se il reclamo presentato dal Forcoli fosse accolto dal CONI, la parte bassa della classifica cambierebbe completamente, con il Castelnuovo che finirebbe a pari punti con i pisani, ma per la differenza reti i garfagnini chiuderebbero sest'ultimi e dunque festeggerebbero la salvezza diretta. E a quel punto sarebbe il Forcoli ad affrontare nei play-out il Castel Fiorentino. Le prossime ore saranno decisive, ma a questo punto anche la data del 3 maggio come inizio dei play-out potrebbe slittare in attesa dell'esito del ricorso. L'ultima giornata della stagione regolare ha regalato tante emozioni anche in chiave playoff. Con il Gviborgo e il Camaiore già agli spareggi promozione, lo scontro diretto tra Realforte Querceta e Cenaia era decisivo. I neroazzurri di Cerasa hanno mostrato più voglia di vincere e soprattutto hanno potuto contare su un Arzela scatenato. Il bomber del campionato ha realizzato una doppietta che al Forte ha regalato l'accesso ai playoff, dove affronterà il Camaiore, e a lui stesso l'incredibile risultato di 30 gol. Ora domenica che succede? Sembravate anche lì che dovevate andare a Camaione, invece il Camaione che viene da voi. Domenica secondo me giochiamo con la squadra più forte del campionato, perché ha vinto il Viareggio e quindi la squadra più forte è il Viareggio, però secondo me la squadra più forte tecnicamente, come attrezzata, come costruita, come gioca, è il Camaiore, perché il Camaiore ha tutti i giocatori di altra categoria, a partire da quelli davanti, Tosi, Pieroni, Rosati, l'altro Tosi che gioca in mezzo, dietro, hanno, insomma, secondo me il Camaiore è la squadra più forte, quindi la partita più difficile, però è anche una squadra che ti lascia giocare, perché giocano e ti lasciano giocare, quindi ce la possiamo giocare. Noi dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, perché non siamo tecnicamente alla loro altezza, però se mettiamo tutto, stiamo attenti e cerchiamo di fare la nostra partita, secondo me possiamo farcela.